una posta quando siamo vecchiarei e non partiamo con la riassunta, come scansiamo sempre i figli, che di loro impegni, capisci tu? Poi noi è per tutto quanto qua sopra, ok? Ancora chiuso l'ufficio postale a Porelli di Bagnara Calabre, ancora proteste per i cittadini del piccolo borgo della cittadina della Costa Viola che dopo mesi dalla chiusura ne chiedono la riapertura. Ad essere maggiormente penalizzati gli anziani e le persone in difficoltà. Siamo al rione di Porelli, via 24 maggio. La posta è chiusa da più di un anno, gente pensionata che non sanno cosa fare, non hanno mezzi per andare... Cosa possiamo fare di più? Gente anziana che non sanno come andare a prendere soldi... Che devo dire, è una vergogna. Purtroppo qua ci hanno abbandonato questa posta. Avevo 80 anni, c'è la posta ora la cacciano. Manco 2 giorni. C'è vecchi anziani che sono ammalati, che non possono camminare in nessuna maniera. Devono fare 2 chilometri per andare a fare per prendere un po' la posta, diciamo, la pensione. Come state facendo adesso? Come fate? E come faccio? Io ancora non mi sono pagato perché non trovo nessuno e mi scende alla posta di sotto. Ancora mi devo prendere lo stipendio. Devono interessare perché noi quando scendiamo alla posta là sotto siamo tutto il paese che dobbiamo aspettare una fila di un'ora e se il tempo piove pure sotto l'acqua non è una cosa giusta, quindi cercate di fare qualcosa, di riaprire di nuovo qui nel rione Porelli la posta. Non sono bastati in questi mesi le tante segnalazioni, le proteste, le lettere inviate alla direzione provinciale Poste di Reggio Calabria, così come gli interventi di alcuni consiglieri comunali ed una raccolta firme tra la popolazione. La gente è esasperata e stanca con l'aggravante delle lunghe file a cui è costretta ogni qualvolta la necessità di usufruire degli sportelli delle poste centrali. Credo sia un controsenso con le norme di assembramento, perché hanno decentrato praticamente tutte le persone di Bagnara al centro, creando dei problemi, quindi facendo in modo che magari le persone stando vicine si ammalino più facilmente. È un controsenso. Quindi chiediamo assolutamente che l'ufficio postale di Porelli venga aperto, sia per questo motivo, sia per dare la possibilità alle persone più anziane che non hanno la possibilità di andare al centro, di andare direttamente a svolgere le loro cose, diciamo le loro operazioni alla posta, senza delegare nessuno. Volevo dire che è una vergogna, dopo tanti mesi, nessuno si lamenta, diciamo, come strutture, come il comune, né nessun altro. Avere una posta soltanto al centro, abbandonati. Voglio dire, è una vergogna. Come ha detto prima la signora, c'è la maggior parte qua sono anziani, quindi non possono scendere a fare 2 ore di fila alla posta centrale. Quindi che si mettano la mano sulla coscienza i nostri amministratori e vadano a forzare dove devono andare a forzare.